La cerimonia d'apertura con le farfalle della squadra nazionale italiana di ritmica, medaglie di bronzo ai giochi di Tokyo, ha dato il via alle competizioni di aerobica in programma alla Vitrifrigo Arena fino al 20 settembre. L'evento è stato presentato questa mattina e coinvolgerà oltre 2.000 persone tra ginnasti, tecnici, giudici e i loro dirigenti accompagnatori in rappresentanza delle 20 federazioni partecipanti. A seguire, nello stesso impianto, si terrà anche la rassegna continentale di acrobatica che si svolgerà fino al prossimo 3 ottobre. È un evento di prestigio che ha avuto la fiducia dell'Unione Europea di Ginnastica, la Federazione Ginnastica d'Italia e il nostro organizzatore Esatur, ma anche la collaborazione di tante realtà, penso ai ragazzi, ai tanti studenti che saranno presenti, quindi ai dirigenti scolastici che hanno voluto supportare questa prestigiosa iniziativa, ai volontari, quindi saranno anche tanti volontari che aiuteranno non solo lo staff tecnico ma anche tutti quelli che sono aspetti organizzativi. Fino a domani proseguiranno le qualificazioni, mentre domenica dalle 9.50 alle 18.30 si disputeranno le finali di ginnastica aerobica. Siamo partiti con questa candidatura nel 2018, ha ricordato l'assessore allo sport. Stiamo guardando al futuro, ha aggiunto Della Dora, e lavoriamo per poter ospitare anche altre importanti kermesse. La città di Pesaro per la Federazione Ginnastica d'Italia è diventata un punto di riferimento, un'eccellenza organizzativa e di strutture che ha permesso anche l'ottima riuscita del Mondiale di Ritmica del 2017 e il pluriennale appuntamento con la Coppa del Mondo dei piccoli attrezzi. Abbiamo dell'impiantistica eccezionale nelle Marche, possiamo portare tanta gente e quindi un indotto importante anche per il turismo, per il commercio. Io sto solo aspettando il palazzetto a Fano e poi sono soddisfatto. Sono convinto che Seri farà di tutto per arrivare ad avere anche a Fano un palazzetto che sia all'altezza delle tradizioni di Fano, eccetera. Non deve essere una roba mega galattica perché ci abbiamo già qui a Pesaro e quindi è come gli aeroporti, non ne puoi fare uno ogni 12 chilometri, no? Però avere un palazzetto che possa contenere determinate gare fino a campionati europei, io penso che Fano se lo meriti, la cittadinanza e la città stessa.